al canale gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso allora incominciamo dal declassamento rating del bond si parla del bond da 415 milioni quello che è, è, ha sottoscritto la società di comunicazione dell'inter garantendo gli introiti dei diritti tv tra champions league il campionato loro ovviamente trattengono una parte di questi introiti proprio per pagare il bond nel momento in cui eh, hai una penalizzazione diciamola chiamiamola così ovvero sia digital Beats non ti paga uno sponsor non ti paga e eh, eh, chi di dovere si sente a rischio interviene sono come eh, dei dei supervisori no viene. È come se creasso. È come se venisse creato un alert, praticamente non per nulla eh, vogliono fare una due diligence, quelli a cui l'inter deve dare i soldi. Vogliono fare una due diligence. Quelli del bond, ovviamente, per capire ora lo dirò in maniera un po' forse eh, troppo ruvida per capire a chi vogliono dare in mano eh, il brand dell'inter visto il fiasco totale che è stato fatto con digital bits e ecco cosa, cosa sta accadendo non è, non è quel bond che secondo qualcuno si poteva rifinanziare o discutere senza garanzie e con un debito da 900 milioni di euro quindi è quello fondamentalmente sta accadendo quindi purtroppo con digital bits sono stati fatti degli errori chi di dovere si prenderà le proprie responsabilità e chi deve avere i soldi si preoccupa Ripeto, è come se venisse creata una sorta di alert eh, dei supervisori che intervengono, vogliono fare una due diligence, come ho detto prima, per capire: ora, per capire insomma a, a chi l'Inter vuole dare in mano il proprio brand. E questo è succede. Questo è questo il significato di rilassamento, rischio di rilassamento del rating. Ognuno sul proprio canale, innanzitutto complimenti a Sevenal per la grafica di Natale, ragazzi guardate che spettacolo. Ognuno sul proprio canale fa quello di fare, io lo stesso sono sempre stato contrario a chi vendeva le magliette false su YouTube perché erano i primi concorrenti dell'Inter. Non metto assolutissimamente in dubbio la loro fede calcistica, non metto in dubbio perché non puoi sapere quanto uno tiene all'Inter, no? pur facendo un gesto sbagliato, non è detto che se uno fa un gesto sbagliato non tiene all'Inter. Però quando ci sono di mezzo i soldi e ci sono di mezzo degli interessi, eh, diciamo che oltre ad essere opinabile la cosa è, è valutabile in una certa maniera, no? la valuti in un certo modo io sono contro anche la pirateria perché eh, l'altro giorno ha trasmesso una partita che non poteva trasmettere non per nulla è stata cancellata altrimenti la lasciava la live l'ha cancellata perché non la poteva trasmettere e... gli altri tifosi dell'altra squadra non c'entra nulla chi ha trasmesso della partita non lo poteva assolutissimamente fare e io sono totalmente contrario a queste cose, mi dissocio, ma lo sai cos'è che... La voglio dire tutta, no? non mi interessa se incomincerà, comincerà, non mi interessa nulla se mi comincerà a squillare il telefono, eh, lo so già. di Soprattutto, chiamate qualcuno che mi chiederà, ma io lo dico ora, che mi chiederà perché hai detto questo. Cosa intendevi? Intendo che voi, che siete più grandi, che avete 60 anni, voi scrivete delle lettere, delle mail e do, do le prove, voi scrivete lettere e mail per invitare dei personaggi su quel canale, voi che date una mano a quella persona lì, voi che eh, dite io ero un ex bla 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 per far capire al personaggio importante che si può fidare tranquillamente di quel canale lì, In quel canale lì era già stata trasmessa una partita quest'estate che non si poteva trasmettere. È comunque, si chiama pirateria, è un reato. È stata trasmessa un'altra partita che non si poteva trasmettere. La colpa la do a voi che avete 60 anni a voi sapete benissimo a chi mi rivolgo. Non ho problemi. Chiamatemi pure se chiamatemi se avete problemi perché il mio numero ce l'avete. Siete voi che indirettamente acconsentite a tutte queste cose qua perché qui si parla di reati, non si parla più di giovino, lascia perdere che ovviamente a tante persone ha fatto schifo il fatto che si usi l'Inter per arrivare dove non si sa. Perché poi tanto, certe persone, più di un totto, non arriveranno mai. È inutile. Puoi spingere quanto vuoi, non arriverai mai da un'altra parte. Ti fermerai lì, ti fermi lì. Ma ci sono dei motivi, ci sono delle ragioni per cui ti fermerai lì e non puoi più andare avanti. Perché non hai... Non hai modo in nessuna maniera di andare avanti perché proprio te stesso non ti permette di andare avanti più di un tot. E queste persone che eh, scrivono personaggi per invitarli in live. Io ero un ex puntolini, puntolini, io sono un voi. La colpa è vostra, non sua. La colpa è vostra. che Avete 60 anni? Che ha consentito che soprattutto state in un posto dove vengono fatti dei reati. È vostra la colpa che avete 60 anni. Io non vi dico i primi a vergognarvi di essere voi, ma è vostra la colpa. Voi avete educato dei figli sicuramente in maniera perfetta. Voi che avete esperienza di vita, voi alla fine mi tocca dire che voi non capite un cazzo se acconsentite a queste cose qui perché vengono fatti dei reati. Oltre al fatto che viene usata l'Inter per degli scopi che non si sa per, per cosa. per te l'ho detto prima per dove vuoi arrivare dove vuoi andare quindi mi fai ridere te che scrivi a, io sono un ex puoi venire in live quel canale aveva già quest'estate fatto un atto di pirateria che ha trasmesso una partita e non poteva trasmettere che era quella di Sport Italia ha rifatto un'altra volta la stessa dentiosa molti si sono incazzati perché hanno visto e sta usando l'iter eh, per i suoi determinati porci comodi ma non voglio entrare io in certe cose lì ma siccome dietro ci sono delle persone che io ho conosciuto che hanno 60 anni la colpa non è sua la colpa è vostra ricordatevelo bene voi che noi di qua noi destra pensavamo voi volete fare le cose serie siete voi la causa di tutti questi mali siete voi che non avete il coraggio di dirgli guarda non si fanno queste cose qui oppure guarda in live non ci veniamo più invece vi ho visto anche in live io dopo aver mandato dopo aver fatto un reato, dopo aver trasmesso una partita non si poteva trasmettere, vi ho visto anche in live tutti sorridenti, tranquilli a parlare di Akimi come se nulla eh, capito? come se nulla fosse successo, allora meno male che quel personaggio non ci è venuto in quel canale queste mosse qua wow. E Equivalgono a chi vendeva le magliette false, anzi, ma forse anche più grave, e io mi dissocio totalmente, è un bruttissimo esempio soprattutto per YouTube perché YouTube è un mezzo di comunicazione fantastico se viene usato alla perfezione. Sicuramente io non, ancora non sono in grado di usarlo alla perfezione, ci mancherebbe, no? però vedere queste cose su YouTube da dei tifosi dell'intero che Italia, a me mi fa schifo. Schifo, ma ripeto: le persone di 60 anni che eh, scrivono a personaggi importanti, io ero un ex, te non sei un cazzo perché non gli dici che le cose non si fanno, visto le leggi le conoscete anche bene. Ciao, Inter.